le rane. Tutto ha inizio dall'invasione di rane del giugno del 2001. Che poi in realtà non erano neppure rane, ma minuscoli rospi che dalla loro nascita nel lago di Loppio, quell'anno pieno d'acqua per le grandi piogge, migravano verso il loro habitat naturale, le montagne circostanti. Ma se è naturale che gli anfibi si riproducono in acque stagnanti, meno normale è che quell'anno abbiano trasformato un intero lago in una sorta di enorme incubatrice che li ha fatti proliferare in maniera prodigiosa, al punto che il lago divenne una meta per i curiosi che volevano assistere a quello straordinario spettacolo e vedere la massa anfibia informe e saltellante coprire letteralmente la pista ciclabile e la strada statale. Quando poi i rospi terminarono il loro viaggio e il lago tornò ad essere un luogo solitario, lambito soltanto dal fruscio dei ciclisti e dal rumore del traffico, mi rimase in testa una specie di tarlo dovuto a capire la causa del suo svuotamento. Ed allora mi ricordai di quello che mi era stato raccontato fin da piccolo, che il lago fu prosciugato per la costruzione della galleria scolmatrice Adige-Garda. Da allora mi venne voglia di conoscere la storia di quella galleria, ma raccontata da chi quella vicenda l'aveva vissuta in prima persona. Eh sì, il lago tornò ad essere una meta, perché il lago di Loppio, soprattutto per noi ragazzini moriani, per molti anni è stato un luogo di svago. Ci andavamo a piedi, o i più fortunati in bicicletta. Ma la volta che l'immagine del lago mi si è impressa definitivamente nella mente, è stato quando ci passai col trenino della Mar, quello a scartamento ridotto che collegava il lago di Garda con Mori e Rovereto. Ero piccolo, emozionato. Era la mia prima volta con il ciuf ciuf. Con i miei genitori occupai la carrozza subito dopo la locomotiva. Una fortuna sfacciata. E di quel viaggio di andata sino ad Arco rimasi colpito dal lavoro dell'aiuto macchinista per far correre a 20 km all'ora quel trenino. Era preciso e rapido. Posizionava il carbone a ferro di cavallo dentro la caldaia, poco al centro e più ai bordi, in modo da far respirare il fuoco e rendere uniforme la combustione. Questo era il segreto. Perché altrimenti, sbuffando fumo nero, il trenino si trasformava in un vecchio asmatico, intossicando tutta l'aria attorno. Ma quando la caldaia ve n'era uno che sapeva a far, sai che pennacchio bianco usciva e che musica! Ciuf, 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 via, via, sempre più veloce! Beh, veloce è una parola grossa a 20 km. Ma fu di ritorno da Arco, col lago di Garda alle spalle, che rimasi estasiato da quella straordinaria cartolina naturale che era il lago di Loppio. Scendendo da Passo San Giovanni, vidi quel piccolo lago incastonato tra il Biaena e il Baldo, in mezzo all'isola di Sant'Andrea e ai lati il bosco ricco e caotico, che riflettendosi nelle acque limpide gli conferiva uno splendido colore verde smeraldo. E la mia mente di bambino immortalò indelebilmente quell'immagine straordinaria. Mi sembrava di essere in un libro di Salgari. Mi aspettavo da un momento all'altro veder scendere un boa dai rami, o di veder scivolare un coccodrillo lentamente dentro l'acqua limpida, o di scorgere in mezzo ai rami dell'isola di Sant'Andrea la figura del pirata Barbanera che incitava i suoi in un improbabile assalto al treno. Che avventura! Comunque quello era un posto dove noi abbiamo fatto i giochi, era la nostra piccola giungla, dall'acqua sempre calda ed invitante. Ed è lì che abbiamo imparato a nuotare. E su quelle spiaggette, che belle donne e che cotte! Beh, d'inverno ci andavamo, quando il lago ghiacciava, con la slitta dall'altra parte a prendere la legna. Insomma, quello è stato il posto dove siamo cresciuti,
Abbiamo trovato amici ed anche divertiti. Ah, quasi dimenticavo che quel lago ci dava anche da mangiare. C'erano dentro certe sberle di luci da 80 centimetri, con certi denti acuminati come lame. Poi c'erano i persici e le anguille pescate di notte. E che notti! Ci garantivano così un po' di proteine, quegli anni di magra. Guardè che razza di lavoro che ha fatto quelle proteine. Voilà. Dunque, il lago di Loppio rappresentava un valore sociale ed economico. E quando nel 1957, per ragioni di sicurezza legate alla costruzione della galleria Adige Garda, fu prosciugato, si aprì nella popolazione della zona e di Loppio in particolare una profonda ferita, aggravata dal fatto che per anni non fu chiara l'origine dello svuotamento, se cioè si trattasse di una scelta progettuale o se fu, per così dire, un errore. Un errore. Come se svuotare un lago possa essere un errore. Fare un muro storto, tagliare un albero al posto di un altro può essere un errore. Svuotare un lago no. Lo svuotamento fu una scelta discutibile e forse scellerata, ma una scelta. Dove usciva Rio Camaras, Ieva costruì un grosso muro di cemento e posizionò le pompe per svuotare il lago. Ogni pompa era praticamente un grosso tubo che entrava nel lago e al cui interno c'era una centrifuga fatta a vite che, girando vorticosamente, raccoglieva l'acqua dal lago e la incanalava verso il Rio Cameras. Le pompe, oltre all'acqua, risucchiavano tutti i pesci e l'anguilla e le masneva. Ma la pelle d'anguilla era talmente dura che non si rompeva e a volte intasava le pompe. Ricordo, nel settembre del 57, partivamo con la barca di Tonino, un ragazzo morto giovane da Loppio, e andavamo a liberare le pompe dalle pelli d'anguilla che intasavano le centrifughe. In quei tempi, nel lago, c'erano tantissime anguille. Pensa, mio cugino Giacomo, una sera alla sortiva, e ne ha pescato addirittura 60! Dai, 60! E dopo? Comunque, noi operai, durante lo svuotamento del lago, non abbiamo mai pescato quel pesce. Perché? Perché i capi dicevano che quando le acque si ritirano diventa velenoso. Impossibile, ho capito. Ma ho sentito dire, so per certo, che se lo prendevano loro. Anche se. I primi tempi, quando noi lavoravamo, c'era anche gente forestiera che pescava. Gli sapeva tante quel pesce e lo cargheva su dei camion. Camion? Per trasportarlo chissà dove, ma sicuramente per venderlo. Ah, sì. Guardè, secondo me, gli ha guadagnato una bella lira con quel peso. Anche a me. Gli abitanti di Loppio avevano sentito dire che il lago, dopo i lavori per la costruzione della galleria, sarebbe stato reinvasato con l'acqua del Rio Cresta. Ma era solo una butade, una chiacchiera di paese messa in giro apposta per tranquillizzarli. D'altra parte, la costruzione della galleria in sicurezza era l'esigenza primaria. Per ridare vita al lago ci sarebbe stato tempo anche più avanti. Molto prima, però, ci sarebbe stata la necessità di usare quella galleria. Vi ricordate cosa che diceva Tiani? Quando le nuvole le van vers Trent, ciappa la zappa e se reve dent. Ma chi non ricorda quei primi giorni di quel novembre 1966? Quando le nuvole pesanti, nere, tronfie, correvano verso Trento, scaricando l'ira di Dio su di noi. A casa io avevo nel sottotetto, sotto una crepa della tegola, la solita bazzina, e non arrivavo a svuotarla che era già piena un'altra volta. E non sapevo dove buttarla ed era un dramma, perché
Ogni volta dovevo aprire l'abbaino ed ogni volta era una lavata. E non andava meglio neanche per l'Adige, che si intravedeva ad ogni apertura, perché si vedeva che l'acqua saliva a vista d'occhio. Insomma, nel giro di poche ore il cielo scaricò su di noi una mota d'acqua tale da far venire in mente l'alluvione del Polesine, quella del 1951, con i suoi 100 morti. Eravamo tutti lì, tutti col fiato sospeso, col naso all'insù, sperando che tutto finisse in fretta, come in un brutto sogno, quando paure, ansie spariscono al risveglio. Ma siamo nel Novecento e non ci si può affidare al caso, alla fortuna e neppure a Dio. È il secolo della scienza e della tecnologia e tra mori e torbole è da poco stata inaugurata una galleria pensata e progettata per difendere Verona e il Polesine dal pericolo delle alluvioni. In quel novembre del 1966 la natura alzò la voce in maniera prepotente, ricordando a tutti la sua forza e la transitorietà dei fatti umani. Quell'alluvione in tutto il Trentino fece 20 vittime e danni per oltre 68 miliardi di lire, che attualizzati ad oggi fanno la cifra enorme di 600 milioni di euro. L'Adige ed altri corsi d'acqua tracimarono nelle valli e in campagna. Ma nelle valli e in campagna l'acqua fa meno paura, perché si disperde. Basta attendere che il tempo guarisca le ferite. Sono le città a temere l'acqua. E con Trento e Firenze sommerse, a Verona guardavano con ansia e preoccupazione l'Adige gonfio e minaccioso. Quando fu aperta la galleria, in quei primi giorni di novembre, la quantità d'acqua che vi transitò fu immensa. Inghiottiva centinaia e centinaia di metri cubi al secondo e li scaraventava con enorme violenza 10 chilometri più a valle, a Torbole, alla Conca d'Oro. Si vedevano le acque verdi del lago di Garda confondersi con le acque limacciose color caffè latte dell'Adige, sollevando degli spruzzi altissimi. Noi che quella galleria l'avevamo costruita, sapevamo che il nostro lavoro sarebbe servito. E nonostante tutte le fatiche e i sacrifici che ci era costata, noi l'amavamo quella galleria, noi tifavamo per lei. E anche se qualcuno diceva che non sarebbe servita a niente, noi eravamo certi che quell'anno avrebbe salvato Verona. E Verona l'abbiamo salvata. Verona non è finita sott'acqua. Ce l'avevamo fatta! E vedendo alla televisione città come Trento o Firenze sommerse, abbiamo avuto la conferma di aver fatto bene il nostro lavoro. Poi la pioggia è cessata. L'Adige è tornato nel suo alveo, la galleria è stata chiusa e le acque sono tornate quiete, benevoli, vitali. Dunque, in quel novembre del 1966, Verona fu salva grazie alla galleria Adige Garda. Ma la pericolosità del bacino dell'Adige per la città di Giulietta era nota ben oltre un secolo prima di quell'alluvione. Infatti, in occasione di una precedente alluvione, quella del 1882, il magistrato delle acque di Venezia decise di riconsiderare una vecchia idea che prevedeva di costruire opere in grado di proteggere Verona a monte della città
e di non affidarsi solo ai muraglioni costruiti nella parte bassa. Ma siamo alla fine dell'Ottocento e a complicare le cose c'è un confine di Stato tra l'Italia e l'Austria che è posto quasi a metà strada tra Trento e Verona. E tuttavia in quel periodo c'era l'entusiasmo per le grandi scoperte scientifiche, per le invenzioni dell'epoca. E in quel clima d'euforia anche un confine di Stato poteva sembrare un problema piccolo e superabile. Noi eravamo di qua e l'Italia era di là. Come fa l'inno al Trentino? Italico cuore, italica mente, italica lingua, qui parla la gente. Qui era terra d'Austria, abitata in modo pacifico da una delle tante genti dell'impero. E nell'impero si sente ancora il vecchio detto, Ali, bella Gerund, tu Felix Austria nube. Che poi voleva dire, gli altri facciano pure la guerra, mentre tu, felice Austria, sposa, raggiungi i tuoi obiettivi espansionistici con i matrimoni. Insomma, fate l'amore e non la guerra. E mi sembra anche una cosa più intelligente e piacevole, no? Credo bene. Ma guai a scambiare per oro tutto ciò che luccica. In quell'epoca ci sono le contraddizioni del mondo antico che non vuole lasciare il posto a quello moderno e che preparano il terreno per quei terribili pedaggi che la nostra terra e l'Europa intera dovranno pagare per l'ingresso nella modernità. Furono i colpi di rivoltella dello studente redentista Gavrilo Princip contro l'arciduca d'Asburgo ad incendiare il XX secolo. Possiamo ancora immaginare sulle nostre montagne il brulicar degli eserciti e il tuonar di cannoni della Grande Guerra. E in quei momenti ognuno ha le sue priorità. Gli stati provano a vincere le guerre, ma per la gente comune la priorità è salvare la pelle. A salvare Verona dall'acqua dell'Adige ci si poteva pensare anche più avanti. E l'occasione per rilanciare la costruzione della galleria venne alcuni anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando questa terra divenne terra italiana. Con l'instaurarsi del regime fascista, cambiarono le prospettive dell'Italia, che a detta del suo duce avrebbe rappresentato un ruolo fondamentale nell'Europa di allora da un punto di vista economico, sociale, ma soprattutto militare. E quel regime impegnava l'intero popolo italiano in molte imprese civili e militari, alcune anche strabilianti, per fare dell'Italia uno Stato finalmente unito, orgoglioso e rispettato in tutto il mondo. Eh sì, colonie, grandi opere, bonifiche, fabbriche moderne, stipendi, finalmente soddisfacenti. Questi erano i messaggi che la dittatura mandava. E dunque cresceva in molti di noi l'orgoglio di essere finalmente popolo italiano. Il fascismo era una buona occasione per migliorare le nostre condizioni di vita. Prima del fascismo, se nascevi povero, eri destinato a rimanere povero. E la vita per i poveretti di allora era come la scaletta delle galline, corta e piena di merda. E fu in quel clima che quel vecchio progetto di difesa della città di Verona dal pericolo delle alluvioni fu tirato fuori, ripreso ed aggiornato. Però non è che l'acqua la si contrasta facilmente. È una questione di leggi fisiche. Dove c'è un corpo non ce ne sta un altro. E quando c'è tanta, troppa acqua che ci viene addosso, cosa si può fare? Si possono costruire barriere, barriere di contenimento. Giusto, ma era già stato fatto e non risolveva il problema. Occorreva una soluzione alternativa per risolvere il problema. Occorreva una soluzione da genio civile. Ah, devi spiegarmela questa da genio civile, eh? Te la spiego io con una storia dimenticata di qualche secolo fa.
Facciamo un salto al 1430. Devi sapere che la città di Brescia era posta sotto assedio dal capitano di Ventura Niccolò Piccinino al soldo dei Lombardi, dei Visconti. E Brescia, per togliere l'assedio, chiese aiuto al suo alleato, il Doge di Venezia. I Veneti sapevano che portando aiuto a Brescia, passando dalla parte meridionale del lago di Garda, sarebbe stato un suicidio, essendo quella zona presidiata dai Lombardi. Quindi i Veneti mandarono in aiuto a Brescia il capitano Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, il quale approntò un piano eccezionale denominato Galea per Monte Sconducendo. Questo piano prevedeva di prendere di sorpresa il nemico passando dalla parte nord del lago di Garda, attraverso il piccolo borgo di Torbole a ridosso della montagna e quindi non controllato. Per sconfiggere i milanesi non servivano quattro barchette, no, serviva una bella flotta. E questa flotta era costituita da 25 grosse barche, 6 fregate e 2 galee. Volevo ricordarti che le galee non erano barchette così da quattro soldi, no, erano lunghe 40 metri e pesavano 250 tonnellate, come 10 tir. E per non far scorgere la partenza, il Gattamelata decise di farli partire alla spicciolata a partire dal gennaio del 1439. Le imbarcazioni imboccarono il fiume Adige nei pressi di Sottomarina di Chioggia, poi su lungo l'Adige, passando da Legnago e poi fino a Verona. Piano piano risalirono quindi il fiume fino al piccolo porto di Ravazzone. Fin qui la cosa è andata bene. Il bello doveva ancora venire. Ma tra il dire e il fare. Certo, tra il dire e il fare. Per quell'occasione vennero assoldati centinaia di lavoranti, steratori, falegnami, carpentieri, e fu costruita una strada fatta di assi di legno tutto lungo il percorso. Poi, con l'aiuto di 2000 buoi, le navi furono trainate sopra dei rulli e sopra questa strada fatta di assi lungo la via del Cameras, passando vicino alla Pieve di Mori fino al piccolo lago di Loppio. Quindi le navi furono messe di nuovo in acqua. Un paio di giorni di riposo per la truppa, era pur sempre inverno, e poi via di nuovo verso il Passo San Giovanni. Vento, neve e freddo impedirono alla flotta di scollinare agevolmente. Successe che durante la salita i buoi non tenevano più sotto il peso delle imbarcazioni, scivolando indietro, schiacciando tutto quello che stava sotto. Stava per andare tutto quanto a quel paese. No, puttane! Quando a qualcuno venne una brillante idea. Perché in mezzo a questa tormenta non si alzavano le vele? Grande intuizione. Furono subito spiegate le vele e così, con l'aiuto del Peler, il vento che soffia dal nord, si poté arrivare in cima al passo. Dopodiché iniziò l'ultima e non meno difficile impresa, cioè quella di affrontare il ripido percorso che da Nago porta a Torbole attraverso la ripida discesa della Valle di Santa Lucia. Per rallentare la discesa delle barche furono curate tutto ciò che sporgeva, roce, pini, carpini e anche olivi secolari. In alcune occasioni gli ancoraggi cedettero sotto il peso delle imbarcazioni, ma anche questa volta venne in loro aiuto il vento. Questa volta quello del sud, l'ora del Garda, che soffiando sulle vele ne alleggeriva il peso. E così i veneziani, uomini duri e risoluti, riuscirono, veleggiando per mari, fiumi e monti, a calare l'intera flotta nel lago di Garda in pochi mesi. Dal marzo del 1439 iniziarono furiose battaglie sul lago di Garda fra i milanesi e i veneziani. E solo nell'aprile del 1440 i veneziani vinti milanesi ebbero il pieno controllo del lago, liberando così Brescia. L'impresa viene ricordata da questa targa posta sulla strada vecchia che da Torbole porta a Nago. Dunque, un'impresa geniale fece transitare un'intera flotta dal fiume Adige al lago di Garda attraverso l'aspro Passo San Giovanni. E con altrettanto intuito, gli ingegneri dell'epoca pensarono che in caso di piene dell'Adige, l'acqua di troppo doveva venire travasata in un bacino più grande, in grado di contenerle, il lago di Garda. Ma per far ciò,
Il genio non basta. Il problema è come la travaso l'acqua dal fiume al lago. Ed è qui che il concetto di genio civile si completa. Infatti, se il genio ci indica una soluzione ai problemi, è la scienza e la tecnologia disponibile che ci dicono come raggiungere quella soluzione. Insomma, spostare l'acqua da un fiume al lago è geniale, ma per farla scorrere in una galleria, sotto un paese, una collina, un lago, occorre la capacità di progettare fin nel più piccolo dettaglio l'opera, di determinarne i costi, di organizzare i lavori, di gestire le maestranze e infine di realizzare il progetto. Ecco il significato di genio civile. Ah, ho capito. Come oggi per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. No, quella è una monada! Ma ora serve un piccolo sforzo di immaginazione per riuscire a vedere come è fatta la galleria. Innanzitutto è importante ricordare che i lavori di costruzione si svolsero in due distinti periodi. Durante il primo, che va dal 1939 al 1943 sotto regime fascista, ci furono il grande sbancamento nella zona di Molistazione e l'inizio delle due perforazioni, una da Molistazione verso la Conca d'Oro di Torbole, l'altra nella direzione opposta, con l'obiettivo di incontrarsi. In questa fase la ditta che aveva in appalto i lavori era la Federici Galluppi. La seconda ed ultima fase dei lavori va dal 1954 al 1959 e fu gestita dalla ditta Farsura. Alla costruzione della galleria parteciparono oltre 1000 persone e i suoi costi attualizzati ad oggi furono di circa 130 milioni di euro. Una cosa che non tutti sanno e che fa un certo effetto è che la galleria è dritta come una canna di fucile lunga circa 10 chilometri e dal suo ingresso nelle giornate luminose si vede il foro d'uscita piccolo come una capocchia di spillo. Ma attenzione, la sezione della canna del tunnel non è certo piccola, ha un diametro di circa 8 metri, quasi come tre piani di un palazzo, e consente una portata massima di 500 metri cubi di acqua al secondo. Ma per scaricarla tutta quest'acqua occorre però la giusta pendenza, e quella della galleria è di circa l'1% costante, insomma un piano leggermente inclinato che se si facesse in bicicletta costringerebbe a pedalare anche in discesa. Ma quando a percorrerla sono migliaia di metri cubi d'acqua, questa raggiunge una velocità tale che allo sbocco scava una voragine nelle acque del Garda ed alza onde e schizzi impressionanti che superano il livello della sede stradale. Durante il periodo dal 1939 al 1943, i lavori erano complicati e lenti ed erano svolti con poche macchine. Nella fase di avanzamento, i minatori con le rivoltelle, specie di trapani per fare i buchi, predisponevano i cosiddetti fornelli dove posizionare le mine che esplodendo sgretolavano la roccia. Dopodiché si procedeva al disgaggio per la messa in sicurezza. Più indietro si battevano i larghi, cioè si scavavano i fianchi del tunnel. Poi il materiale veniva caricato coi badili nei carrelli per portarlo fuori. Finito lo scavo aveva luogo il consolidamento. La calotta veniva armata e gettata col calcestruzzo calcareo, quel bianco, e l'arco rovescio, cioè la base, col calcestruzzo basaltico, quel nero. Era un lavoro molto duro e nel cantiere cercavano uomini forti. Ma anche alcuni ragazzi, quasi bambini, si davano da fare per guadagnare qualche soldo ed aiutare le loro famiglie a tirare avanti. In quegli anni io lavoravo con mio padre in campagna. Avevamo 2 ettari di terra e un paio di mucche. Un giorno, mentre stavamo a raccogliere l'erba per le bestie, ho detto a mio padre che sarei andato a lavorare. Lui non voleva e mi ha risposto: «Ma dove vai che sei ancora un bambino?» Ma io ero determinato e sono andato a farmi fare il libretto di lavoro. Poi mi sono presentato all'impresa edile Zanfei, che però in quel momento non cercava altro personale. Allora sono andato al cantiere.
Sono entrato dal cancello. Da lì c'era una strada larga che proseguiva fino al cantiere vero e proprio. Gli uffici, le mense, i dormitori. Davanti all'ufficio del capo c'era il direttore. Mi sono presentato e ho chiesto lavoro. Qui abbiamo bisogno di gente forte. Sono lavori molto duri, mi ha risposto il direttore e se ne stava andando. Ma, facendomi un coraggio enorme, mi sono messo nuovamente davanti a lui. E gli ho spiegato che avevo lavorato lì anche mio fratello, detto El Moro, e che volevo aiutare la mia famiglia. Da allora nel cantiere ho fatto un po' di tutto. Il garzone, il minatore, il disgaggista, il gettatore. È stata dura, ma me la sono cavata e ho aiutato la mia famiglia. Di questo sono orgogliosa. Historia magistra vitae, non est. La storia purtroppo non è maestra di vita. È terminata una guerra per la smania di dominio dei regimi nazifascisti. La nostra terra ed il mondo si trovarono in un'altra guerra mondiale, la seconda. I lavori di costruzione della galleria furono interrotti dopo l'8 settembre del 1943 ed essa acquisì funzioni militari. Amori servì soprattutto come magazzino di deposito per il materiale bellico dell'esercito nazista. A Torbole fu utilizzata come officina dove realizzare i progetti militari d'avanguardia delle aziende aeronautiche Messerschmitt e Caproni. E là, nelle viscere della montagna, operava anche il reparto segreto dell'ingegner Secondo Campini. L'ingegner Campini era indubbiamente una persona di grande ingegno. Si diceva che sia stato il primo in Italia a far volare un apparecchio a reazione. Lo studio e il principio della reazione c'erano già, ma lui è stato il primo ad applicarlo agli aerei. Ma con la progettazione degli aerei non è stato tanto fortunato. Durante il periodo fascista era andato a Roma per aggiornare il ministro sui propri risultati, no? Dimostrando così la fattibilità di un aereo a reazione. A Roma però e la trattava a pesci in faccia e hanno fatto fare ore e ore di anticamera e poi hanno detto che il suo progetto era interessante, ma bisognava concentrarsi in idee, cose più concrete. Oltretutto a quei tempi sfottere i Campini era come sbarare sulla Croce Rossa. Gli altri tecnici quando parlava di lui si ripetevano la cantilena che faceva: quando l'aereo dei Campini volerà, il mio uccello canterà! E nella disperazione della guerra ormai persa, i nazisti gli ordinarono di progettare e realizzare i terribili mini sommergibili a reazione, capaci di fare stragi di navi nemiche. E lui ci credeva davvero in questo progetto! I sommergibili, della lunghezza di 12 metri, ospitavano in una calotta un uomo seduto con un periscopio in mezzo alle gambe e potevano lanciare due siluri in grado di affondare le navi nemiche. Secondo i calcoli di Campini potevano raggiungere la profondità di 100 metri e l'incredibile velocità di 70-80 km all'ora. Era indubbiamente un uomo di grande ingegno, il Campini, ma nato come molti in un'epoca sbagliata. Comunque, se ascoltate attentamente, si sente ancora nell'aria l'eco di queste parole. Quando il sommergibile del Campini navigherà, il mio uccello canterà! Adesso potete anche ridere di queste storie. Ma per noi allora, che eravamo in una terra, che era una terra di guerra, c'era soprattutto la disperazione. La disperazione di tutti quelli che volevano andarsene, lasciare i lavori imposti dai tedeschi, che volevano salvarsi. Ma la repressione, anche a guerra quasi finita, era spietata. Ricordo che eravamo verso la fine della guerra e dal Po stavano arrivando in Trentino le truppe dei tedeschi che si stavano ritirando. C'era l'avanzata degli americani. E la retroguardia razzista era ormai arrivata a Mori
E i militarizzati che lavoravano in cantiere erano tutti in agitazione, volevano scappare, andarsene via, salvarsi. E qualcuno aveva anche rubato qualche attrezzo dall'officina. Per quelli che venivano presi non c'era scampo, li mettevano al muro. Tra di loro c'è anche il Gilberto, che come tutti voleva andarsene via, scappare, salvarsi. Ma a un certo punto un ufficiale tedesco che era arrivato da poco a Mori l'aveva fermato e gli aveva puntato il fucile contro, pronto a sparare. Me lo ricordo come fosse ieri. Io sono sulla porta della cucina e vedo quel ragazzo là, con le mani al cielo, come Cristo in croce. E di fronte l'ufficiale col fucile puntato. Allora il Gilberto urla disperato: «A Irma! In Ecopa! In Ecopa!» E la Irma subito corre verso il soldato, gli mette una mano sul fucile e urla: «Was mach du, Herr Wolf kleine Bruder zu halten?» «Cosa fai? Ha 12 fratelli piccoli da mantenere!» E l'ufficiale, che era arrivato da poco a Mori e non sapeva come stessero andando le cose, ha abbassato il fucile e così il Gilberto si è salvato. Me lo ricordo bene, la ciapana stremia, era proprio sconvolto, sconvolto ma vivo. E poi sono arrivate le truppe degli alleati che hanno messo fine alla guerra e liberato il territorio. Durante la guerra la gente pensa a salvare la pelle, ma subito dopo bisogna leccarsi le ferite e trovare velocemente un modo per sbarcare il lunario e sopravvivere. E nell'immediato dopoguerra non c'era molto da essere ottimisti. Il nostro territorio e l'intera Europa erano devastati e coperti da un pesante carico di macerie materiali e morali. Ma era anche diffusa la speranza di costruire un mondo migliore, più giusto, senza più guerre e magari di raggiungere il benessere. Benessere. Chi lavorava nelle masere in campagna se la cavava, ma la miseria nera era la norma e molti erano costretti ad indebitarsi e vivevano di elemosina. Il paese era alla fame. La gente era impegnata nelle campagne, come operai o nelle masere. Altri andarono all'estero, ma tutte quelle famiglie che in quel primo dopoguerra si indebitarono con i vari negozi di alimentari della zona. Io all'epoca lavoravo nella bottega di alimentari del signor Mariano e mi ricordo ancora tutti quei grossi libri contabili dove venivano scritti tutti i debiti. Era quasi tutto il paese scritto in quei libri. Pensate che il debito di una famiglia poteva arrivare ad ammontare a quasi il valore di una casa. Poi nel 54 finalmente riaprì il cantiere della galleria di Gegarda e il paese cominciò a rifiorire, la gente ebbe di nuovo un po' di disponibilità economica e cominciò a pagare i propri debiti. Ma il signor Mariano, il proprietario della bottega, è stato veramente un uomo d'animo generoso, sfamando un intero paese e rimettendoci anche di tasca propria. La rinascita della zona cominciò alla metà degli anni 50, quando finalmente si diffuse la felicità post-bellica e la speranza, per molti, di migliorare le proprie condizioni economiche e sociali grazie al lavoro, proprio come sancisce la nostra Costituzione. Non c'era ancora il benessere, quello sarebbe arrivato più avanti, ma la costruzione del tunnel, ripresa nel 1954, rappresentava un'ottima occasione di lavoro ed anche una sorta di valore simbolico. Vedere la luce in fondo al tunnel equivaleva a spazzare via le ombre cupe che ancora persistevano della tragica avventura fascista. E la riapertura del cantiere fu un'occasione anche per i lavoratori meridionali. I primi terroni, così chiamati perché lavoratori della terra, giunsero qui da noi nei primi anni 30. E diceva che da loro lavorano che nera e per sopravvivere venivano qui da noi.
Molti si adattavano a fare i minatori, lavoro piuttosto brutto che pochi dei nostri volevano fare. Buchi, mine, polvere! Quanta polvere! Noi, loro e la polvere, tutti insieme sulla stessa barca. Nostalgia per la propria terra. È successo ai meridionali per il loro sud. È successo anche ai lavoratori del nord, emigrati in Germania, in Svizzera, oltre l'oceano. Succede a tutte le persone che abbandonano i propri affetti e i propri cari. E succede anche a quei poveracci che attraversano il Mediterraneo sognando in Italia un futuro migliore. È la storia. Sono tragiche vicende umane che si ripetono. E chi le conosce e le ha vissute non dovrebbe dimenticarle mai. La seconda fase dei lavori iniziò nel 1954 e rispetto alle modalità di lavoro degli anni 30-40 beneficiò del miglioramento tecnico dell'epoca. Era stato introdotto il carro ponte, che consentiva di lavorare a più operai contemporaneamente. Il lavoro, in fondo, era lo stesso per gli uomini talpa: bucare, spalare, caricare, gettare. Ma la velocità era cambiata. Bucare, spalare, caricare, gettare, e poi ancora bucare, spalare, caricare, gettare, e via andare. I minatori bucavano la roccia per mettere l'esplosivo e poi... giù la testa! Le mine facevano il loro sporco lavoro. Fumo, buio, polvere e poi... luce. E via con la montagna che veniva caricata con le pale meccaniche sui dumper. Là sotto il vero pericolo non erano le mine, no, erano i camion dumper che stracolmi passavano ad alta velocità per portar fuori il materiale dalla galleria. E si rischiava di rimanere schiacciati come pidocchi in mezzo a quell'inferno. Ma torniamo a noi. Grosso lavoro il consolidamento della volta, i fianchi e la base. Lo facevamo con le centine di ferro e con il cemento. Normale lavoro, direte voi, se non avessimo avuto dei grossi problemi con le infiltrazioni d'acqua. Sfortuna, sfortuna! Dove sta la sfortuna? Il fatto è che dalla parte di Torbole l'acqua defluiva normalmente verso il basso, mentre dalla parte di Mori doveva essere pompata all'esterno. E mano a mano che si avanzava aumentava l'acqua e aumentavano le pompe e aumentava il rumore. Non potete immaginare quante docce fredde ci siamo fatti. Sfortuna! Ma nonostante questo il nostro credo era la velocità. Via, 10-12 metri per lato al giorno, e per i più veloci c'erano i premi. E allora tu, minatore, buca, non ti fermare, la tua dinamite falla scoppiare, e tu, autista, schiaccia il pedale, fallo volare se il premio vuoi guadagnare. Alla SCAC allora prendevano 28.000 lire al mese. Da noi invece la paga era di 80.000 lire al mese. E coi premi si raggiungevano anche le 110.000 lire al mese. Occhio però, che i premi venivano spolpati prima dai capi, poi dagli assistenti, e poi se eri un loro prediletto si prendevano un sacco di soldi. Ma poi, se riusciva a spenderli... Un'opera così importante ha vissuto anche episodi tragici. All'epoca non si parlava di sicurezza sul lavoro e gli incidenti erano considerati una sorta di fatalità. O meglio, erano calcolati come un qualsiasi altro elemento progettuale. Tot sacchi di cemento e tonnellate d'acciaio, tot numero di morti. Ora i cinici li chiamerebbero effetti collaterali. Allora invece era il prezzo in vite umane da pagare allo sviluppo, alla crescita, alla modernità. E con le esplosioni e gli scavi non si scherza.
durante la costruzione della galleria ci furono complessivamente 15 morti e molti lavoratori hanno fatto i conti con gravi infortuni, con la sordità, le malattie reumatiche e con la strega silicosi. Era facile farsi male e tuttavia pochi ricordano con precisione episodi tragici. La gioventù, d'altra parte, non fa pensare alla morte e le guerre col loro carico di dolore avevano reso le persone quasi insensibili verso il pericolo. E poi bisognava mangiare e per mangiare bisognava lavorare senza pensare. Ricordo un pomeriggio, come al solito scavavamo nei cassoni pneumatici autoaffondanti che servivano per fare le fondazioni dell'ingresso della galleria. Dunque, mano a mano che noi scavavamo, i cassoni affondavano da soli dentro nell'acqua, in modo da permettere il consolidamento delle fondazioni. Ad un tratto una ruspa all'esterno ha abbattuto un palo della luce. Immediatamente i compressori si sono fermati. Non pompavano più aria dentro i cassoni e l'acqua ha cominciato a salire. Siamo rimasti al buio dentro i cassoni. Tutti spaventati. Un figamento, tutti figheva aiuto, aiuto, menego, e aveva ragione, pare Cristi. Il capo era un bravo ragazzo, preparato, risoluto. Ha preso la scala dalla quale scendevamo per entrare nei cassoni, l'ha agganciata immediatamente alla campana e ha detto: tutti su, prima i sposai e dopo tutti gli altri. Tielio, penultimo, Elio, saria mi, e mi ultimi, conte i tutti. Ma io protestavo, dicevo: mi son piccolo, mi menego, lui è più grande, lui si salva. Il capo mi rassicurava: non ti preoccupare, l'acqua è arrivata ad un certo punto, prima che tutta l'aria sia uscita dalle fessure del cassone, l'acqua si ferma e vedrai che arriveremo tutti nella campana. E siamo saliti tutti nella campana. Beh, dopo, ad un certo punto, è arrivata alla testa della mia pancia. A metà cassone l'acqua si è fermata. Ma perché è arrivata a livello dell'Adige? Io ero un po' agitato, anzi un po' molto agitato. Avevo paura perché gli stivaloni mi si erano riempiti d'acqua e non riuscivo più a salire sulla scaletta. Ma poi finalmente ad un certo punto è ritornata la luce. E allora ci siamo tranquillizzati. E poi qualcuno è riuscito ad aprire il portellone e finalmente siamo riusciti ad uscire. E dopo? Come l'hanno andata a finire? E dopo? Ah, per il pomeriggio ci hanno mandato tutti a casa. Poi il giorno dopo siamo ritornati al posto di lavoro e ormai tutto era stato messo a posto e abbiamo ricominciato a scavare come al solito. E senza porci troppe domande. Finché non terminano i lavori e non si collauda l'opera, non si sa se tutto sia andato come effettivamente era stato progettato. All'epoca non c'erano macchine sofisticate, sistemi satellitari, computer dalle capacità di calcolo quasi infinite. All'epoca c'erano ingegneri che progettavano su carta e usavano il regolo calcolatore. E dunque fare in modo che lo scavo proveniente da Mori si incontrasse con lo scavo proveniente da Torbole nel punto esatto previsto dall'ingegnere non era certamente né facile né scontato. Quando i due cantieri stavano per raggiungere la profondità di scavo dove le due distinte gallerie si dovevano incontrare, nell'aria c'era una grande tensione, soprattutto fra dirigenti e tecnici. Noi operai sapevamo di aver lavorato bene secondo le direttive ricevute, ma ci sentivamo tutti sotto esame.
se i due fori dei due cantieri non si incontravano, era un disastro. Chissà cosa sarebbe successo. Ma quando si capì che i calcoli erano stati ben eseguiti e i lavori avevano seguito esattamente le indicazioni della direzione, cominciò a diffondersi una certa euforia che divenne gioia incontenibile quando nel dicembre del 58 l'ultimo diaframma della galleria cedette! E da lì noi dimori vedemmo in lontananza il lago del Garda. Finalmente i due cantieri si incontrarono e cominciarono le congratulazioni, le strette di mano fra i cantieri di Mori e quelli di Torbole. Evviva, evviva! 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 Finalmente i due cantieri! Ce la siamo fatta! L'abbiamo fatta! Dai, che evviva! Anni che aspettavo questo momento. Il 4 dicembre, il giorno di Santa Barbara, ci fu una grande festa a Torbole con distribuzione di medaglie commemorative. La festa terminò con una colossale sbornia, di cui in paese si parlò per un pezzo. L'ultima parte dei lavori consisteva nella realizzazione da parte della ditta Pini di Rovereto delle parti meccaniche della galleria. Ma la cosa stupefacente è che quella ditta prima di allora non aveva nessuna esperienza di tali meccanismi. Infatti la sua normale produzione consisteva nel realizzare meccanismi per pastifici e per riscaldamenti. Le principali parti meccaniche sono le quattro paratoie posizionate all'ingresso della galleria. Le due inferiori servono da base per le paratoie superiori, alte 5 metri, che sono gli elementi mobili che, aprendosi, consentono all'acqua dell'Adige di fluire verso il Garda. I lavori di costruzione della galleria terminarono nel dicembre del 1959, ma la sua storia non termina con la fine dei lavori, perché essa è un'opera complessa e per funzionare ha bisogno di costanti ed amorevoli cure. Da quando è stata inaugurata, la galleria è stata utilizzata una decina di volte e durante l'alluvione del 1966 furono scaricati nel Garda 64 milioni di metri cubi d'acqua che alzarono il suo livello di parecchi centimetri. Un tempo tutte le operazioni per farla funzionare erano manuali. Ora, col passaggio della gestione alla provincia autonoma di Trento, avvenuto nel 2000, tutto è computerizzato. E col passaggio della gestione della galleria alla provincia autonoma di Trento termina il nostro racconto. Ma sulla sua reale utilità la discussione è ancora accesa. Io sono convinto che soltanto il fatto di aver salvato Verona è sufficiente per giustificare i sacrifici e i costi della galleria. Sì, ma queste sono solo chiacchiere, perché i danni ambientali che l'apertura provoca nel lago di Garda sono talmente elevati che non vale mai la pena di aprirla. Beh, ma non bisogna dimenticare l'importanza economica e sociale che la galleria ha avuto. Sì. Ha dato lavoro a molti operai, ha integrato quelli di altre regioni e ha trasformato una zona agricola e povera in una zona industriale e turistica. Ma ce n'è anche un altro aspetto, forse più personale, che è la nostalgia di un'epoca in cui ho vissuto la mia giovinezza, dove pur soffrendo sono diventato un uomo, costruendo, oltre che alla galleria, tutto il mio percorso di vita. E questa è la cosa più importante. Tutte le altre sono cose che si leggono nei giornali o nelle ricerche storiche. Però ci sono state anche delle cose spiacevoli, come ad esempio la scomparsa del lago, dove ho passato le mie povere ma spensierate giornate della mia gioventù, e la morte di alcuni miei compagni di lavoro, che troppo presto sono stati dimenticati. Ad uno dei due aspetti si può sperare di porre rimedio. Come circa 80 anni fa le politiche di grandezza e di potenza avevano dato il via all'opera, ora una politica diversa, più sostenibile e sensibile verso l'ambiente
cercherà di dare risposte alla popolazione e forse ridarà anche vita al lago. Non illudiamoci, non illudiamoci, nulla sarà più come prima. E inoltre, chi ha vissuto gli anni della propria gioventù durante la costruzione di quella galleria sa quanti passi in avanti da allora sono stati fatti e sa che quel tunnel rappresenta una pagina importante della nostra storia. Una pagina che tutti, ma soprattutto i più giovani, dovrebbero conoscere per apprezzare il lavoro di quelle generazioni di persone che hanno contribuito a portare il benessere e forse anche la felicità nella nostra terra. La galleria porta in sé anche i segni della straordinaria evoluzione del XX secolo. Si è passati da un mondo fatto di ingiustizia, di imperi, di dittature e si è giunti, attraverso due sanguinose guerre, alla democrazia. D'accordo, perfettibile, ma pur sempre democrazia. E si è passati da un mondo in cui un'opera era fatta da uomini di grande ingegno, forza e coraggio che hanno sacrificato anche la loro salute al lavoro e siamo giunti ai nostri giorni, dove le fasi di lavoro sono controllate attraverso il computer, sicuramente più preciso ed efficiente, ma che non ci consentirà di raccontare le vicende di quelle generazioni di persone che con questa storia abbiamo voluto ricordare.